Buongiorno e benvenuti da Ranghetti Auto. Io sono Rocco e oggi vedremo insieme l'ultima arrivata che è una Volvo V60 del 2016, unico proprietario, pacchetto Momentum D2, quindi un motore 2000 da 120 cavalli, Euro 6. Adesso andremo a vedere nel dettaglio la parte esterna per poi passare agli interni. Partendo dagli esterni vediamo subito le luci diurne LED, le day running, con i proiettori all'osceno. Il colore è un nero metallizzato. Cerchi in lega del 17. Specchietti retrovisori esterni abbattibili elettronicamente, con integrato le frecce direzionali. Cromature sugli specchi. Sensori di parcheggio anteriori e sensori di parcheggio posteriori. Il cambio è un cambio manuale e la macchina ha percorso 57.000 km. La sigla D2 a indicare il motore 2000 da 120 cavalli. Macchina è stata lucidata. È stata igienizzata, solito trattamento che facciamo su tutte le nostre vetture. Come vi dicevo prima, una vettura già Euro 6. Tagliandi, logicamente, sono tutti certificati e fatti in Volvo. Adesso andremo a vedere la parte interna. Cromature argentate sulla portiera, vetri elettrici anteriori e posteriori, con la regolazione elettronica degli specchietti esterni. Come vi dicevo prima, sono abbattibili. Una caratteristica dell'allestimento Momentum è l'interno tessuto pelle. Sedili ergonomici. Troviamo sul pannello centrale, quindi andiamo a vedere il sistema di navigazione con il Bluetooth integrato, il climatizzatore automatico. Abbiamo l'ingresso USB e l'ingresso AUX all'interno del bracciolo centrale, come vi dicevo prima, in cambio manuale. E sul volante troviamo i comandi vocali con i comandi audio, il cruise control con il limitatore di velocità. E questi qua sono i tastini per il controllo del computer centrale del contachilometri. Le luci sono anche automatiche. Andiamo a vedere passeggeri, sportello con le stesse rifiniture, quindi con le stesse cromature. E gli interni, come potete vedere, sono tenuti veramente bene. Teniamo presente che è una macchina che ha percorso veramente pochi chilometri. 57.000 km in 4 anni sono veramente pochi. Il portellone non è ad apertura automatica, ma come possiamo notare ha un'ottima capienza. Inoltre dispone anche del ruotino col kit completo. Diamo un'occhiata anche allo sportello posteriore destro. Poi passare a quello anteriore destro. Allora, in conclusione, dopo aver fatto una panoramica della vettura, vi invito a visitare il nostro sito internet www.ranghettiauto.com, dove troverete le foto della vettura, questo video e altre informazioni sempre relative a questa vettura. E visitando il nostro sito, logicamente troverete tutte le altre nostre vetture disponibili nel nostro tuo salone. Se avete delle richieste da fare, potete inviarci delle email oppure chiamarci direttamente ai nostri numeri fissi. E
Se avete permute, si fanno anche le valutazioni delle permute e si possono fare i finanziamenti. Non resta altro che augurarvi una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.